del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti. E noi li abbiamo sfidati su questo, li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni. Se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Ellis Schlein sta facendo in tutta Italia sul contributo affitto o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto, uno, di riconoscere quello che il governo ha fatto perché è vero che il tema del contributo affitti è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci. Uno su tutti, Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti. Ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra, siccome poi. Il Partito Democratico ormai li conosciamo: no? quando, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio, e ovviamente nella, nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio residenziale pubblico toscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento. Ma che su questo tipo di intervento compartecipasse anche la Regione Toscana, perché la Regione Toscana, che è la proprietaria di quel bene che è rappresentato dalle case popolari di tutta la Regione, non può pensare che. Per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate, arriva il governo Meloni e finanzia tutto. Il governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi, ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico, la Regione Toscana e la fattispecie. Questo è andato a buon fine, gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al Governo nazionale di rifinanziare. Il fondo per il contributo affitti. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, eh, con eh, il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il governo nazionale... Non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il fondo per il contributo affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie eh, toscane, il fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere eh, riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del governo con il eh, reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che eh, anche le opposizioni poi hanno Approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. E abbiamo anche. Richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate integrative del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi. Di risulta, allora intanto noi ci siamo mossi soprattutto con i nostri parlamentari per quanto riguarda l'amorosità all'affitto e il sostegno. Eh, assolutamente sì, saranno sempre, è un motivo per il nostro di, di dare eh, il contributo ai nostri, ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento non, il fondo eh, non è stato sovvenzionato, però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che eh, si arrivi presto a una soluzione. No, per quanto riguarda invece le, la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire da un, dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati spedi, addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Ma al di là di questo eh, abbiamo visto, abbiamo letto con piacere eh, la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni. Per ristrutturare 500 appartamenti, Beh, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16 mila euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16 mila euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui ecco, mi sembra che sia anche questa una, una notizia piuttosto più mh, propagandistica che, che, che concreta. E niente non ultimo, mi sono permesso, eh, tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo -covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare alla, eh, non alla ristrutturazione, ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie hanno, hanno, stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Per cui credo che eh, dobbiamo, dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo. Spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto. Però, Ecco, le due emozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al governo, quando invece ci sono anche delle responsabilità della regione e dei vari comuni. Ci sono due soluzioni: una potrebbe essere, no, soluzioni, ma sicuramente che possono aiutare. Uno è l'allenazione di chi eh, occupa appunto le, le case popolari e avrebbe l'opportunità di, eh, di poter comprarsela eventualmente e riscattare eventualmente questa, la casa. Eh, perché credo che quando uno ci vive da più di vent'anni eh, o trent'anni poi si sente ormai, si sente ormai a casa sua. corso del 2022 sono state 34 le richieste di sostegno presentate all'autorità per la partecipazione, di cui 20 sono state finanziate per un totale erogato di oltre 320 mila euro, una cifra di poco inferiore a quella dell'anno precedente. Si tratta soprattutto di progetti collegati alla rigenerazione urbana che per la gran parte, oltre il 76%, sono state presentate da parte degli enti locali. L'occasione dell'illustrazione dell'attività dell'autorità per la partecipazione è stata opportuna anche per porre l'accento su alcuni aspetti. Da una parte l'adeguamento della legge regionale 46 del 2013 sulla partecipazione rispetto alla quale eh, è in discussione. Una comunicazione da parte della Giunta regionale e che anticipa una riforma normativa che eh, presto approderà nell'Aula del Consiglio regionale. Dall'altra parte, una riflessione sull'Istituto del dibattito pubblico regionale e la necessità di garantire coerenza di questo Istituto con l'omologo previsto a livello statale. Si è posto poi l'accento sulla necessità di garantire un'adeguata formazione del personale eh, dei comuni rispetto ai percorsi partecipativi, soprattutto dei comuni più piccoli della nostra regione, che non potendo vantare eh, grandi risorse umane hanno necessità di una maggior specializzazione del personale presente e per questo il Consiglio regionale ha votato una proposta di risoluzione a maggioranza nella quale, oltre ad auspicare una revisione della legge sulla partecipazione dell'Istituto del dibattito pubblico regionale, si è posto l'accento sulla necessità di incentivare le forme di monitoraggio degli esiti dei percorsi partecipativi sviluppati a livello regionale e, dall'altra parte, di garantire un maggior coinvolgimento dei piccoli comuni nei percorsi di partecipazione attraverso la formazione del loro personale. I percorsi di partecipazione sono favoriti da una legge toscana, da parte nostra più volte abbiamo sollecitato un miglioramento del quadro normativo rispetto ad un principio cardine, la partecipazione è corretta, è doverosa, è opportuna, è importante, però non deve mai ostacolare i processi decisionali è fondamentale la dimensione dell'ascolto, abbiamo visto che in molti casi l'ascolto diventa importante quando attivato dalle amministrazioni comunali anche dai cittadini stessi, però è evidente che dobbiamo sempre favorire il processo decisionale, quello è il compito del Consiglio regionale, quella è la funzione della politica e delle istituzioni, quindi noi stiamo su questo contesto però ci portiamo i nostri rilievi critici per cercare di migliorarne il quadro, ne stiamo discutendo con la maggioranza. partecipazione è uno strumento che la Regione Toscana eh, ha e soprattutto possiede una legge tra le migliori che abbiamo in Italia, pur se risalente al 2013. Nel documento preliminare che verrà presentato oggi si parlerà anche di come modificarla per migliorarla, ma la verità è che bisogna capire quante volte la Regione e gli enti locali utilizzano questo strumento, come lo utilizzano, cioè se è solo di facciata per delle formalità. Oppure, se viene implementata nel modo più corretto, e soprattutto quanti di essi lo usano e quanto vengono ascoltate. Tra i due, del, due del, eh, delle questioni che hanno riguardato la partecipazione sono state. La Darsena Europa e la questione dei gessi rossi di Scarlino. Sappiamo tutti quali sono gli esiti di queste due situazioni. Quello che viene da domandarsi guardando il dietro nel tempo e negli anni a quando le partecipazioni sono avvenute è se sono state ascoltate le criticità che all'epoca la popolazione, associazioni ambientaliste e altri sollevarono. Perché, se tutto si deve ridurre semplicemente a un ascolto, che non dà luogo poi a nessun'altra forma di proattività, allora della partecipazione per certi versi se ne può fare a meno perché non è questa la partecipazione che cerchiamo e invece serve che venga ben rifinanziata e che venga portata avanti soprattutto dagli enti locali. L'ultimo esempio positivo è stato quello del referendum eh, di Empoli, che appunto sul filo del rasoio sta riuscendo a essere portato avanti. che eh, premetto di essere eh, in generale a favore della partecipazione inteso però come strumento efficace ed effettivo di eh, coinvolgimento di quella che è la pubblica opinione rispetto a temi centrali. In realtà eh, per come è stata posta la questione oggi rischia di essere eh, una mera dichiarazione di intenti perché se noi pensiamo alle tante sfide, penso alle infrastrutture, mi viene in mente l'aeroporto, mi viene in mente la partita sui rifiuti, in realtà sulle sfide cruciali che riguardano la regione di partecipazione ne abbiamo vista molto poca, tra l'altro non attivata neppure a livello a livello regionale anche laddove penso la questione aeroportuale si sarebbe potuta attivare. Quindi eh, la sfida è: si crede davvero nella partecipazione? Allora dobbiamo iniziare a calibrare e a basare le politiche pubbliche su un confronto, su quelli che sono dei temi cruciali che riguardano diciamo, il futuro della Toscana. E quindi è un reale coinvolgimento dei territori. Questo perché eh, non significa strizzare l'occhio a comitati oppure eh, come dire, fare la, la solita politica del tipo allora sì, lo volete far qui, noi vi diciamo no e mettiamo 5.000 comitati a impedire di realizzare un'opera pubblica. Questo non è lo spirito. Anzi, se la partecipazione fosse stata in qualche modo eh, anche accompagnata ad una consapevolezza, ad una spiegazione molto spesso sui territori, forse avremmo anche evitato dei contenziosi, anche perché molto spesso, appunto, si generano dal malcato confronto. Quindi, o ci si investe sul serio, oppure siamo di fronte all'ennesima dichiarazione di intenti. La Lega vota contro semplicemente perché. E siamo piuttosto scettici sul fatto che gli strumenti di partecipazione non siano ancora debitamente conosciuti e utilizzati, specialmente da parte dei privati. Consideriamo i dati, sono state accolte di 34 richieste di progetti partecipativi, 20, di cui uno solo di soggetti privati. Non abbiamo neanche una richiesta di dibattito pubblico esiste naturalmente il progetto partecipativo locale ed esiste il dibattito pubblico che purtroppo non trova attuazione in Toscana, abbiamo necessità di una riforma in questo senso. Non solo, purtroppo nel 2022 ci sono state province che non hanno proprio visto l'utilizzazione di strumenti partecipativi, territori provinciali intendo, eh, Prato e Massa Carrara. Quindi, al di là delle buone intenzioni, di tutte le dichiarazioni di intenti, che le cose vadano bene, cerchiamo di dotarle di risorse, di personale, cerchiamo di farli utilizzare, di farli conoscere questi strumenti della partecipazione, perché vedete, noi li abbiamo mutuati da altri ordinamenti, li abbiamo presi da altri ordinamenti giuridici, come quello francese, perché avevano uno scopo nel, nel quello, nella ragione di evitare il contenzioso amministrativo. Prima di far partire un'opera pubblica, ad esempio, sarebbe necessario che si conoscessero i pro e i contro. Io nell'arco de, della mia attività consigliare sono sempre più eh, convinto che la partecipazione possa essere importante, naturalmente bene regolamentata. Eh, ma che vada assolutamente nel senso di una partecipazione reale e anche qui devo dire che l'autorità per la partecipazione non ci dice quanti cittadini, quante associazioni partecipano a questi processi partecipativi. Cerchiamo di non avere un approccio meramente formale ma un approccio sostanziale. Eh, la partecipazione può essere importante, quella politica dal basso deve tornare e i cittadini devono essere coinvolti.